L'importante era portare a casa un risultato utile. Grazie a Dio ci siamo riusciti grazie a questi ragazzi che sono stati esemplari, perché hanno lavorato e hanno lottato su ogni palla. Abbiamo preso un gol dove è stato un piccolo infortunio, siamo stati bravi a reagire e a giocare, e vincere qui non è facile. Però questo non ci deve far cullare, noi dobbiamo goderci questa vittoria oggi e domani. Da martedì bisogna ritornare più carichi di prima e dimenticare subito e incominciare a pensare a quello che viene dopo, perché se ci culliamo su questa vittoria vuol dire che non abbiamo capito nulla. Mi fa piacere comunque che siamo riusciti a dare una gioia alla nostra gente, ai nostri tifosi, alla nostra grande società, che non ci sta facendo mancare nulla sotto tutti i punti di vista, ma sono strafelice per i miei collaboratori che stanno dando di più di quello che possono fare. Ma sono contentissimo, e un grande applauso va fatto a questi ragazzi che stanno masticando da mesi tutte le schifezze possibili e immaginabili, e quindi sono contento per loro, e di questo li ringrazio che ci hanno dato questa gioia. Ma l'abbiamo preparata bene, come nel nostro solito, non è presunzione, ma l'abbiamo preparata bene. Il primo tempo abbiamo fatto, pur giocando leggermente con un pochettino di sfavore di vento, ma abbiamo lavorato e meritavamo forse il vantaggio noi su alcune situazioni. Secondo tempo comunque ci siamo messi, abbiamo continuato, non abbiamo avuto quelle piccole pause che ci capita ogni tanto, quindi la squadra ha reagito anche al gol su questi infortuni e siamo stati bravi. Quindi oggi commentiamo e gioiamo grazie ai nostri ragazzi. Noi siamo nella media che serve per portare e tagliare questo traguardo della salvezza. Quando io dicevo nelle 11 partite che mancavano, se facciamo 11 pareggi, secondo me ci tiriamo fuori, perché la classifica è corta e sotto questo aspetto comunque oggi ne abbiamo fatti 3, siamo a più 1, quindi cerchiamo di lavorare e di vedere di riuscire a fare più vittorie possibile, ma tutto ciò va fatto sempre pensando tutto per vincere ma nulla per perderlo. Va bene, ma questo commentiamo sempre le stesse cose, è gente che merita di più, noi gli stiamo dando poco, come stiamo dando poco alla nostra società. Però ritengo che, spero che questi ragazzi, dopo questa bella partita e questa vittoria, riusciamo a dare una bella sterzata. Di questo siamo orgogliosi, che ci stanno dando veramente una grossa mano, e gli chiedo di continuare, specialmente nei momenti di difficoltà, di continuare a darci una mano, che ne abbiamo bisogno, specialmente nei momenti di difficoltà della squadra.